si può trasferire a terzi il rischio della perdita dell'uomo chiave attraverso delle coperture assicurative che si chiamano proprio tecnicamente Keyman, ed è proprio la copertura della perdita dell'uomo chiave. Questo avviene attraverso degli accantonamenti che si fanno annualmente, passano attraverso un premio polizza che quindi viene completamente scaricato dai costi aziendali attraverso il pagamento del premio polizza, quindi è una polizza a tutti gli effetti come noi paghiamo un RC auto, nello stesso modo, soltanto che la compagnia attraverso il pagamento di questa polizza assicura un capitale. Qualora dovesse succedere che, per esempio, ci fosse una premorienza dell'uomo chiave, la compagnia paga un capitale all'azienda, che sarà anche il beneficiario della polizza, ok? Paga un capitale all'azienda per approvvigionare sul mercato la stessa risorsa in termini di competenze. Quindi ho l'ingegnere del progetto ricerca, dell'ufficio ricerca, che muore in un incidente in macchina, la compagnia mi paga il capitale assicurato per poter approvvigionarmi sul mercato, perché molto probabilmente io dovrò avere le risorse finanziarie per rubare tecnicamente una risorsa del genere ad un'altra realtà. Succede che semplicemente questo ingegnere si può licenziare, ovviamente posso riscattare la polizza, chiaramente pagando la fiscalità, perché comunque, mentre nel caso della premorienza il capitale è esentasse, nell'ambito del riscatto dovrò comunque prevedere che è un ritorno di componente positivo nel bilancio, è un trattamento fiscale diverso, però comunque io posso chiedere il riscatto dell'accantonamento che ho fatto attraverso la Keyman e usare quella liquidità che ho accantonato negli anni per reperire una risorsa sul mercato che possa avere determinate caratteristiche. Cioè sono tutti stanziamenti che posso effettuare gradualmente, per questo che c'è una pianificazione finanziaria sottostante, posso accantonare in maniera tale che al verificarsi della situazione io posso accedere, posso avere la risorsa finanziaria necessaria per riuscire a mitigare questo che è il rischio aziendale. Stessa cosa per l'innovazione, scusate.